prima c'è stato, subito dopo la liberazione, nei primi anni, mi ricordo ero abbastanza piccolo, negli anni 50, lei, cioè, raccontò sempre a tutti dove era stata. Tra l'altro aveva il numero impresso sul braccio, X5383, asta per Auschwitz. X probabilmente era il numero 10, era il convoglio con cui era partita da Fossil. 5383 il numero di entrata nel campo, l'ha sempre mostrato con orgoglio quel numero sul braccio. Mentre, per esempio, altre sue amiche correligionarie l'avevano un po' rifiutata la cosa, l'avevano rimossa, tant'è che alcune di loro, e una era anche a Livorno, non faccio il nome, però la mamma cercava di convincerla, quando viaggiò si metteva il cerotto sul braccio per non fargli vedere il numero, per non far vedere che era stata in campo di concentramento. Lei ha avuto una repulsione nei primi anni, penso anche giustificata, una repulsione verso non tanto i tedeschi, però indirettamente anche verso loro, ma quanto contro la lingua tedesca. I primi anni che lei lavorava nel negozio di suo cugino, mi ricordo quando entravano i primi tedeschi e ritornavano a fare un po' di turismo in Italia negli anni 50, quando sentiva parlare il tedesco, oltretutto le commesse la chiamavano per farsi tradurre le cose, lei invece si rifiutava e se ne andava nel retrobottega e cioè, finché non sono usciti non mi chiamate perché non li voglio servire. Cioè, aveva proprio, come sentiva parlare tedesco, aveva proprio questo tipo di repulsione. Anche perché il tedesco lo ha dovuto imparare a sue spese, sono di bastonato, non è che ha fatto la scuola di tedesco. Beh, io non so come si pronuncia, ma basta pensare il numero 5383, lo dicevano in tedesco la mattina all'appello, e questi dovevano rispondere, che erano presenti, se non rispondevano, o erano scappati oppure non capivano il tedesco e lo facevano capire a bastonate. Ecco, il tedesco l'ha imparato in questa maniera. Ecco perché i primi anni ha avuto questa repulsione. Poi, piano piano, sono arrivati agli anni 60, è passata questa repulsione per la lingua tedesca, tant'è che lei è andata anche in gita con le associazioni degli ex internati, dei partigiani, sono stati anche nella Germania Est, quindi sono stati in Germania tranquillamente. Però un pochino di tedesco si era dimenticato, ma le parole se le ricordava sempre, quindi si rivolgeva a loro anche nei ristoranti per mangiare, eccetera, eccetera. Mentre prima non lo voleva nemmeno sentire, ora poi negli anni 60 cominciava a riparlare per quello che se ne ricordava.